Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso dalle 8:20 di stamattina per il tamponamento fra due autovetture sulla strada statale 14 Trieste in altezza Monti Ron. Due persone lievemente ferite soccorse dai pompieri e dal personale sanitario del SUEM 118. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Mestre per la messa in sicurezza dell'area, presente anche la polizia locale per gestire la viabilità. Dalle 21:30 di giovedì 20 alle 7 di venerdì 21 luglio, per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione alla rete idrica, saranno possibili abbassamenti della pressione dell'acqua potabile nei territori dei comuni di Mira, Dolo, Campo Nogara, Campagna Luppia, Fossò e Campolungo Maggiore. L'abbassamento potrà essere più evidente ai piani alti. Veritas raccomanda di non lasciare i rubinetti aperti durante il periodo indicato per evitare possibili allagamenti alla riattivazione del servizio. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800-466-466, il contact center, o il numero 800-896-960, servizio guasti idrici. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento sarà rinviato. Cambiamo decisamente argomento. Lungomare Tania Cagnotto. Questa è la nuova targa che presto comparirà sull'arenile di Jesolo. Il comune ha infatti deciso di dedicare alla più forte tuffatrice italiana di tutti i tempi l'edizione 2023 del Lungomare delle Stelle. Nei prossimi giorni Federconsorzi Arenili, che collabora all'evento, stabilirà il tratto da dedicare a Tania Cagnotto nel corso della cerimonia evento che si svolgerà mercoledì 9 agosto in piazza Mattini. Sono orgogliosa di questo riconoscimento. Queste le prime parole di un'emozionata Cagnotto quando le è stato comunicato che la città di Jesolo aveva scelto lei per l'intitolazione del Lungomare delle Stelle 2023. Ci spostiamo a Chioggia, dove dal 1 agosto lo sportello anagrafe del comune seguirà nuove modalità di accesso. Lo sportello quindi sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 11:45, solo previo appuntamento ed esclusivamente per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, senza far attendere inutilmente i cittadini che hanno altre esigenze. Quindi questi ultimi potranno accedere liberamente allo sportello, senza appuntamento quindi, dalle 11:45 alle 12:15. Per la CIE l'appuntamento è da richiedere tramite telefono al numero 041 5534 835, tasto 1, tramite mail all'indirizzo anagrafe chiocciolachioggia.org oppure online attraverso il portale My Calendar dal sito del comune www.chioggia.org. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.